Assessore Di Matteo, si parla di fondi europei destinati ai parchi, alle riserve abruzzesi, alle osi, un punto importante, come ha detto lei, non di arrivo ma di partenza. Sicuramente, intanto va rimarcato che è la prima volta che la Regione Abruzzo fa un bando e una graduatoria per risorse da destinare alle aree protette. Il secondo aspetto importante è che noi abbiamo introdotto una tempistica che a breve mette nelle condizioni di poter realizzare e rendicontare le opere entro l'estate del 2018. Il terzo aspetto è che queste opere hanno una strategia complessiva, per cui ci muoviamo nella direzione di valorizzare le aree della montagna e le aree protette, soprattutto tutte le aree protette, in ragione di una strategia per aumentare l'appeal turistico e promozionale della nostra regione. In concreto, assessore, a quanto ammontano questi fondi? I fondi sono 7 milioni e mezzo, mancano all'appello 1 milione, per cui devono essere messe a disposizione un ulteriore milione per completare il finanziamento di tutti i progetti che sono stati presentati. Importante anche il coinvolgimento dei comuni interessati. Questa è una metodica che ho sempre avuto come punto di riferimento. La condivisione, mai progetti calati dall'alto, sono progetti che nascono dal confronto con gli interessati. È un nuovo modo, penso innovativo anche questo, di produrre le idee e di realizzare i progetti.